Sottosegretario Parolo, un anno di giunta di governo Maroni qui in Regione Lombardia, oggi il Presidente ha tracciato il bilancio, ha detto è stata rilanciata l'economia senza alzare le tasse e riducendo anche i costi della politica, questo è in sostanza il succo dell'intervento. È un miracolo se pensiamo a quel che sta succedendo nel resto del Paese e se pensiamo alla disastrata situazione di alcune regioni. La Regione Lombardia ha un riconoscimento dal punto di vista della credibilità finanziaria più alto rispetto a quello dello Stato italiano. Siamo gli unici, insieme a Bolzano, che però ha situazioni oggettivamente ben più favorevoli della nostra, che riguardano appunto l'autonomia e la disponibilità di risorse ben maggiori, ma siamo gli unici, dicevo, insieme a Bolzano, che hanno questa credibilità a livello internazionale. Da noi c'è un segnale anche di controtendenza rispetto alla diminuzione della produttività, da noi il segno è positivo, seppure timidamente, e da noi, grazie alla buona azione, al buon governo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, abbiamo anche abbassato le tasse. Ha ragione il Presidente Maroni quando dice che noi la ricetta ce l'abbiamo già per Renzi. Basterebbe copiare Regione Lombardia, io l'ho detto anche in Consiglio regionale nel corso del dibattito sulle riforme istituzionali qualche settimana fa, ho detto che uno Stato che volesse usare il buon senso invece che la sola propaganda dovrebbe fare come farebbe ogni cittadino appunto di buon senso, e cioè copiare dove si riescono a fare le cose, dove si riesce a risparmiare. Regione Lombardia risparmia, è efficiente e trasferisce allo Stato centrale una quantità enorme di risorse che i cittadini lombardi fanno persino fatica a comprendere. Ecco, a proposito di riforme, lei già qualche settimana fa ha sottolineato la necessità di nuove riforme, ha usato anche un'espressione: la casa brucia se non ci si sbriga a farle. Chi potrebbe essere quindi il pompiere? I pompieri siamo noi. Siamo Regione Lombardia, ci vorrebbero tanti pompieri come Regione Lombardia per spegnere questo incendio che sta devastando il nostro Stato. Oggi il Presidente Maroni ha ricordato che applicando il modello Lombardia si risparmierebbero 20 miliardi di euro all'anno senza fare nient'altro, semplicemente applicando il modello Lombardia. Non sento più parlare di costi standard. Non sento più distinguere tra gli sprechi e i costi necessari per dare servizi. Si fa di ogni erba un fascio, si dice che le regioni siano e anche gli enti locali siano i responsabili del debito dello Stato italiano, mistificando completamente la realtà delle cose, innanzitutto perché il 90% del debito dello Stato è da imputare ai ministeri e al sistema centrale di questo Stato e quindi non alle regioni o agli enti locali, ma soprattutto perché ci sono regioni che è vero che sono sull'orlo del default continuamente e stanno in piedi perché ogni tanto lo Stato centrale, usando i soldi di Regione Lombardia, trasferisce delle risorse, è il caso della Calabria, della Sicilia, della Campania, tanto per non fare nomi, ma ci sono regioni come la Lombardia che trasferiscono, al netto di tutti i servizi che ricevono e di tutti i costi che lo Stato deve sostenere, trasferiscono 1 miliardo di euro alla settimana a Roma. Cioè Regione Lombardia, i cittadini lombardi mandano 1 miliardo di euro alla settimana. Facciamo fatica a finanziare l'intera pedemontana che costa 3 miliardi, basterebbe tenere qui i soldi di 3 settimane dei cittadini lombardi e noi avremmo finanziato pedemontana interamente senza mettere i pedaggi, cioè consentendo ai nostri imprenditori, agli artigiani, alla gente che si deve spostare per andare a lavorare di non dover pagare nemmeno il pedaggio. Ho fatto un esempio, ma ne potrei fare 10.000 di questi esempi. Quindi è evidente che la casa sta bruciando e bisogna rivolgersi dove l'incendio ancora non sta bruciando per cercare di fermare questo incendio. E Regione Lombardia può dare questo buon esempio, può aiutare a far ripartire tutto lo Stato italiano. Senta, un'ultima domanda, visto che lei ha la delega anche alla montagna, vi è tempo di bilanci, ci può ricordare magari in breve quali sono stati i principali interventi presi in quest'anno da questo punto di vista? Beh, mi piace intanto ricordare che la montagna è un'opportunità, viene spesso vissuta come un problema, come un territorio che
quasi come se fosse un territorio che per sua natura è marginale, quindi deve essere assistito. Non è così, noi abbiamo un'idea della nostra montagna come un territorio che può contribuire al rilancio della nostra regione in maniera ancora più forte. Oltre il 40% del territorio lombardo è montagna, ma solo il 10% della popolazione abita in questo 40% del territorio. È evidente, è facile capire che quindi ci sono grandi risorse naturali, un paesaggio straordinario, i laghi che sono dentro le montagne, possibilità di sviluppo enormi che devono essere attuate attraverso politiche di sviluppo idonee. Noi abbiamo modificato il nostro piano di governo, il PSR, che si chiama Piano Regionale di Sviluppo, è lo strumento principe di Regione Lombardia detta tutte le politiche di governo della regione. Dentro questo strumento abbiamo scritto che vogliamo fare una politica per la montagna unitaria, coordinata tra tutti gli assessorati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo per esempio confermato i soldi per i territori montani gestiti dagli enti locali, ma abbiamo introdotto i costi standard. È la prima volta a partire dal 2014 che in Regione Lombardia si applicano i costi standard nella gestione delle risorse attribuite agli enti locali in montagna. Perché noi vogliamo dare il buon esempio, non solo chiedere, però questo non basta. Stiamo seguendo una partita importantissima che è quella del rinnovo delle concessioni idroelettriche. L'energia idroelettrica viene prodotta in montagna e in Lombardia si produce un quarto dell'energia idroelettrica prodotta a livello nazionale. Il valore di questa energia è di circa 1 miliardo di euro all'anno. Solo le briciole restano nei territori montani. Adesso sono scadute o stanno scadendo quasi tutte le concessioni che regolano l'uso di queste derivazioni idroelettriche, di queste dighe. Ecco, noi crediamo che dentro lì, siccome Regione Lombardia curerà le gare per riassegnare queste concessioni, si apre una grande opportunità per riconoscere ai territori montani una parte importante delle risorse che sono prodotte dalla montagna e quindi contribuire a uno sviluppo adeguato di quei territori.